Adesso i viaggi. Quest'anno si dovrebbe mandare qualcuno sulla Terra. Sono 200 anni che non ci andiamo. Chi vuole andare sulla Terra? Su Narvos? Io! Possiamo mandarne solo 10 su Narvos, accordatevi. Sulla Terra? Su Cristo? Anch'io! Possiamo mandarne solo 23 su Cristo, mettetevi d'accordo. Chi vuole andare sulla Terra? Nessuno per la Terra. Ma come facciamo? Come al solito non ci si va. È così da 200 anni, quest'anno dovremmo mandare qualcuno. A fare cosa? Ma niente di speciale, osservare, informarsi, vedere che cosa si può fare. Non si può fare niente. Tutti gli altri pianeti ci insegnano qualcosa, come noi a loro, ma sulla Terra... Il fatto che siano arretrati non è una buona ragione. È pericoloso. Potremmo mandare qualcuno con un programma di scollegamento per farli avanzare più in fretta. Ma neanche sappiamo dove sono. Abbiamo solo dei dubbi. L'unico che sa qualcosa sulla Terra è Osam, è l'ultimo ancora in vita che ci è andato, ma è sul Narvos, sta più diventando. Sono qui, non mi hai visto? Sono tornato da Narvos 2 mesi fa. Salve, Osam, non ti avevo visto. Perché non ci dici a che punto erano quando sei stato sulla Terra? Certo, ma è stato tanto tempo fa. Eravamo in due, il padre di Mila e io. Eravamo atterrati in Francia, a Parigi. Avevano fatto una rivoluzione contro il loro re. Un bel colpo, avevano istituito una repubblica, però non è durata moltissimo. È l'essere un imperatore, Napoleone o un nome simile. Un megalomane che faceva massacrare la gente in guerre, idiote. Dopo di lui hanno ripreso il potere i re. Allora sono tornati indietro all'improvviso di anni, con dei capi, dei presidenti. A quel punto abbiamo chiesto il rientro e non so più niente. Era veramente dura là, vero? Ah sì, la legge del più forte, donne sottomesse, violenza, massacri. Sentivamo che ci avrebbero messo dei secoli a uscirne. Avevano persino ancora il sistema della moneta. Prima di partire nascondemmo dell'oro per ogni eventualità. Che cos'è la moneta? La moneta? Che cos'è? Sì, è come una legge di scambio. Per ogni moneta una cosa. Per esempio, se tu vuoi qualcosa, non lo puoi avere se non hai una moneta. Nemmeno da mangiare. Soprattutto. Mangiare è una necessità, si muore se non si mangia. Se ne infischiavano, se non avevi moneta niente. E credi che ce l'abbiano ancora la moneta? Oh no, penso di no ormai. Quando siamo venuti via era l'inizio dell'era industriale. E che cos'è? Sembra che ci siamo passati anche noi circa 3.000 anni fa. È la competizione, la contabilità, la produzione in massa di oggetti inutili, la guerra, il nucleare, la distruzione della natura, le malattie senza rimedio, la preistoria, insomma. Sì, l'anno scorso mio fratello ha fatto un sogno telepatico sulla Terra. Sì, ho visto un paese dove le donne portano un velo sul viso e non hanno diritto di guidare le macchine. No, non è possibile, vuol dire che hanno ancora delle automobili. Che cosa sono le automobili? Cosa lo sai? Sono delle scatole. Io non le ho mai viste perché quando siamo venuti via di lì non c'erano ancora. Ma sembra che anche noi abbiamo avuto delle automobili nell'epoca industriale. Sì, sì, le abbiamo studiate in archeologia. Erano delle scatole di ferro, ci si sedeva dentro e camminavano da soli. La gente non camminava più e moriva di malattie di cuore. E c'erano milioni di morti negli incidenti. Comunque in questi 200 anni avranno avuto il tempo di sbarazzarsi delle automobili. E forse anche delle gerarchie. Ah, oh, la gerarchia sulla Terra è in qualunque cosa. Tutti sono capi, tutti si credono superiori a qualche cosa. Gli uomini si credono superiori alle donne. La gente di città a quella di campagna, gli adulti e i bambini, gli umani e gli animali e alle piante. E poi ci sono le razze. Le razze? Sì, siccome è un grande pianeta, hanno avuto la deriva dei continenti e così sono comparse delle specie umane molto diverse, lontane fra di loro. Allora, il giorno che si sono incontrate, le più degenerate si sono credute superiori ed è stato un massacro. Adesso sono i degenerati che comandano. Noi siamo fortunati con il nostro piccolo pianeta. Una sola razza, un solo clima, una sola evoluzione. Sì, ma non possiamo disinteressarci di loro perché non hanno avuto fortuna. Non è che loro si interessino molto a noi, non crolliamo certo sotto i loro messaggi. Ma loro non sanno comunicare. Probabilmente stanno ancora giocando con i calcolatori senza occuparsi dei loro cervelli. Forse non sanno usare che un decimo del loro cervello. Il loro cervello deve essere come uno sterco di montone. Non serve andarci, si evolvono al loro ritmo. È come l'insalata, neanche a sparargli cresce più in fretta. Potremmo metterci del fertilizzante sull'insalata. Ma sì, disconnettiamo quelli che comandano per scuoterli. Ci sono dei volontari? C'è anche uno solo che abbia un minimo di coraggio. Scusatemi, scusate, ma vorrei andarci io. Mamma, ma non puoi farlo. Mila, vuoi andare tu? No, no, non vuole andarci. Sì, sì, voglio andarci. Ma, mamma, sei impazzita. Allora, Mila, ci vai o non ci vai? No. Sì,